politica di open government, l'apertura dei dati è vista come un passaggio cruciale. Questo perché garantisce trasparenza, ma può garantire anche partecipazione e collaborazione. La domanda che spesso si pone è quali dati aprire. Benissimo, la direttiva europea sui dati aperti parla di un elenco di dati chiamato dataset ad alto valore di forte importanza, studiati dalla comunità, studiati da esperti che guardano sia il lato professionale che il lato anche delle comunità, il lato dei cittadini, per far sì che questi dati creino veramente valore. Tra questi dati troviamo i dati geospaziali, li troviamo nell'elenco come i primi. Si tratta di edifici, di strade, di numeri civici, dati che le persone consumano quotidianamente e che danno per scontato che sia di pubblico dominio. Dati che la semplice apertura fa sì che nascono tantissimi servizi per il territorio in maniera diretta e indiretta. Un esempio indiretto, il grafo stradale, rilasciato quotidianamente, aggiornato in maniera precisa anche con la larghezza della strada, fa sì che chiunque sviluppa navigatori fa sì che questi qua funzionino in maniera corretta e quindi avremo persone che sono felici di raggiungere la loro destinazione senza problemi, così come camion che non si incastreranno più nelle nostre città. Questo è un piccolo passaggio semplice ed efficace che ci può aiutare a creare dei dati sexy, importanti e utili per la cittadinanza e per i servizi.